Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Un albergo, l'Hotel Esperia di Pizzo, del valore di 10 milioni di euro, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Vibo Valentia. Il sequestro è stato disposto nell'ambito di un'inchiesta della Procura su una truffa per la percezione indebita di contributi regionali. 7 gli indagati accusati a vario titolo di truffa e falso, tra i quali il titolare della struttura e coloro che avrebbero emesso fatture false o gonfiate allo scopo di aumentare i costi. Tra gli indagati c'è anche il titolare di una società fatta sequestrare tempo fa dalla DDA di Catanzaro. Beni per un valore di circa 4 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro a Marcello Amelio, di 40 anni, ritenuto dagli investigatori legato a organizzazioni criminali dedite al traffico di droga. Il Tribunale ha disposto per Amelio la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per 5 anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Amelio, nel luglio dello scorso anno, è stato arrestato dalla polizia nel corso dell'operazione CC contro una banda che trafficava droga tra la Calabria e la Lombardia. Una donna, Marina Rotondo, di 68 anni, è morta nella stazione di Vibo Valentia, travolta dal treno Frecciargento partito da Reggio Calabria e diretto a Roma. La donna era sul binario e stava aspettando un treno per recarsi a Messina, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta dal convoglio diretto a Roma. Il marito della donna si è accorto dell'incidente ed ha dato l'allarme al personale della stazione e dagli agenti della polizia ferroviaria. Il treno Frecciargento è fermo in attesa che vengano svolti tutti gli accertamenti da parte degli investigatori. Furto in stile Lupin, vantieri notte ai danni di una gioielleria di Corso Garibaldi a Reggio Calabria. Ignoti si sono introdotti nei locali praticando due fori, dapprima su un muro che collega un vecchio albergo ad un negozio di abbigliamento, sfondando poi una parete interna. Ad accorgersi del fatto è stato il titolare del negozio di abbigliamento all'apertura dell'esercizio commerciale avvenuto intorno alle 10. Non è ancora stato quantificato il danno subito dalla gioielleria. C'è aria di maretta tra il PDL e l'UDC in consiglio regionale. Il tutto è partito dalla dichiarazione del capogruppo del partito di Casini, Pasquale Tripodi, che aveva chiesto il dimezzamento dei dirigenti esterni della regione in base alla riforma Brunetta. Pronta la piccata replica dei due consiglieri del PDL, Fausto Orsomarso e Giuseppe Caputo, i quali si chiedono polemicamente se l'UDC ha deciso di schierarsi con l'opposizione e si dicono eventualmente pronti a rivedere perfino l'alleanza. A Tripodi ha replicato anche l'assessore regionale al personale, Tallini. È stata dedicata al mercato dell'energia in Italia, in particolare al settore delle energie rinnovabili, l'inchiesta principale della puntata di ieri sera di Report su Rai 3. La videoinchiesta di Alberto Nerazzini, Girano le pale, ha fatto tappa anche a Crotone, intervistando l'assessore all'energia Franco Senatore, in particolar modo a Isola Capo Rizzuto, dove è forte la presenza di parchi eolici in mano al clan degli Arena, come ha denunciato a settembre il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso. In occasione delle feste natalizie, Piazza Prefettura Catanzaro è diventata la sede dei mercatini natalizi, inaugurati ieri pomeriggio con le fontane danzanti collocate al centro della piazza. La nuova attrazione ha incantato la folla accorsa all'evento, un'iniziativa che si pone come una scommessa di gioia e allegria in un momento di forte crisi economica. Standing ovation ieri sera al Politeama di Catanzaro per la prima della Tosca di Puccini per la regia del giovane Lorenzo Amato. Un vero e proprio evento che ha fatto incontrare le tre voci più belle della lirica internazionale, Alvarez, Carosi, Brusson e il direttore d'orchestra Daniel Oren. Un allestimento importante che andrà in replica domani sera. È Eugenio Corini, il nuovo allenatore del Crotone, l'ex centrocampista di Juve, Palermo e Torino, prende il posto dell'esonerato Leonardo Menichini. Fatale al tecnico toscano la sconfitta subita in casa contro il Vicenza sabato scorso. Non è andata meglio alle altre squadre calabresi a livello di risultati, due pareggi altre due sconfitte in Lega Pro, pari per il Cosenza Viareggio, 1-1 rete di De Rosa. Stesso risultato anche in seconda per la Vibonese sulla Versa, Vigor battuta 3-1 ad Avellino, mentre continua a perdere il Catanzaro, 2-1 in casa contro il Campobasso.